Ora facciamo un rapido ripasso di alcuni fotografi americani che possono aver utilizzato questo tipo di macchine fotografiche, quindi fatto il passaggio dall'uso delle macchine di grande formato all'uso delle macchine Graflex, Reflex, e vediamo chi per maggior tempo è rimasto fedele alle macchine di grandissimo formato, che è Edward Weston. Fotografo, paesaggista, ma anche straordinario fotografo di nudi, che a un certo momento della sua carriera abbandona gli Stati Uniti, si trasferisce in Messico assieme a Tina Modotti, giovane modella friulana, che diventa non solo la sua modella, ma anche amante, ispiratrice e essa stessa fotografa. Perché quel nudo? Perché se guardiamo queste altre immagini di Weston, che sono tra i suoi fantastici peperoni e le dune di Oceano, un deserto non molto distante da dove abitava lui, guardiamo questa conchiglia. Riusciamo a capire che lo stile, la formazione della sua immagine è proprio basato su questa assoluta morbidezza delle luci, la rotondità delle forme, che non è molto diverso dallo stile che adotta nella fotografia di nudo. Quindi se dobbiamo identificare lo stile di un fotografo, facilmente qui è riconoscibile pur lavorando su oggetti e forme molto diverse. Una nota fotografa che potrebbe avere un approccio simile è Imogen Cunningham, che vedremo poi più avanti quando parleremo delle donne fotografo, che anche lei nel fotografare i nudi e quella che era la sua specializzazione, quindi la botanica, i fiori, le foglie, la natura, ha lo stesso tipo di approccio. I suoi nudi sono molto simili alle sue fotografie di botanica. Questo grande fotografo incontra un altro paesaggista straordinario, che è Ansel Adams, e vediamo qui Adams montato in cima alla sua automobile. Vedete, non tanto diversamente da come abbiamo visto prima Dorothea Lange, lui addirittura si è fatto costruire una piattaforma per poter stare sopra l'automobile, comodamente con il suo bel cavallettone, la grande macchina fotografica, vedete, un formato molto molto grande, e il suo fazzolettone nero per fare la messa a fuoco. La dimensione così grande del fotogramma era per ottenere il massimo di sfumature e nitidezza in queste fotografie di paesaggio, che ormai sono inconfondibili e che vediamo proprio nella ricchezza di sfumature dovute a due fattori. Uno, l'uso del diaframma molto chiuso per avere tutto a fuoco. Due, la prospettiva dall'alto, vedete, permette di dare una grande profondità all'immagine. Tre, i chiaroscuri. Vedete in questo Snake River, il fiume fatto a forma di serpente, abbiamo tutta la gradazione dei neri, quindi le zone scure, scurissime, ma leggibili, e tutte le gradazioni dei grigi fino ad arrivare al bianco brillante della neve e di alcuni rari punti delle nuvole. Questo sistema per cui Ansel Adams riusciva ad avere una ricchezza così ineguagliata di chiaroscuri si chiama sistema zonale. È un sistema di analisi delle zone di luminosità della ripresa per stabilire la corretta esposizione in ripresa, ma soprattutto in fase di stampa per mascherare e sistemare le zone in modo che non ci siano dei punti di luce troppo brillanti né altri troppo scuri.
Vediamo qui adesso proprio rapidamente il sistema zonale su un positivo. Allora guardate, sotto qui ci sono 11 zone che vanno dallo 0, che è il nero assoluto, al 10, che è il bianco assoluto, con varie sfumature di grigio all'interno. Come vedete dai vari segni viola che ci sono, ogni zona di questa immagine è riferibile a uno degli 11 livelli. Quindi abbiamo questa zona a destra in ombra della barca che viene classificata 0, nel senso che è nero assoluto senza sfumature, ha la zona decima in alto che può essere o il punto più brillante del riflesso sul montante di metallo di questa struttura. Quindi il fatto di riuscire a contenere la parte più luminosa e quella meno luminosa dell'immagine all'interno di un numero limitato di stop, cioè di esposizione, permette di ottenere un'immagine con tutte le informazioni che ci sono necessarie. Passiamo adesso al terzo dei fotografi che ha fatto parte anche lui di questo gruppo di amici e stiamo parlando di Minor White. Minor White, vedete tratto qui con una macchina fotografica medio formato con un mirino galileiano, è un straordinario fotografo, forse più versatile degli altri due che si sono limitati, diciamo, come soggetti, perché ha cinque specialità. Uno, il nudo, soprattutto nudo maschile, e in cui anche qui può rivaleggiare con i nudi invece femminili fatti da Imogen Cunningham, che vorrei ricordare, anche se il nome può ingannare, Imogen Cunningham è una donna. Quindi Minor White fa nudi maschili, Imogen Cunningham fa nudi femminili. Altro tipo di fotografie è questo Movement Studies, dove, come si vede, la macchina fotografica viene tenuta ben salda e fissa, in modo che l'ambiente, lo sfondo sia nitido, ma il tempo di posa è lungo per far capire la natura sfuggente dell'umanità. Minor White era una persona di grande sensibilità anche spirituale. E spesso tocca questi temi della evanescenza dell'anima della persona. Paesaggi. Anche lui fa i suoi bei paesaggi, ma se notiamo qualche cosa di strano è che si distacca da Adams e da Weston non solo per il tipo di paesaggi rappresentati, ma come li rappresenta. Qui possiamo vedere questa immagine che potrebbe sembrare scattata con la neve, e in realtà siamo nell'esplosione della primavera quando le piante sono nel massimo del loro rigoglio. Perché allora vediamo tutto questo prato bianco, gli alberi bianchi, eccetera? Perché questa fotografia è scattata con una pellicola all'infrarosso. Un filtro rosso mirato apposta per le frequenze dell'infrarosso rende il cielo quasi nero, perché se il cielo è blu e io utilizzo un filtro rosso, il colore complementare mi fa scurire l'immagine. Quindi se io mettessi un filtro azzurro, il cielo invece che azzurro mi diventerebbe bianco. Mettendo un filtro rosso che è complementare, il cielo da azzurro mi diventa nero. Però, utilizzando una pellicola all'infrarosso che cattura soltanto le frequenze vicine all'emissione di calore degli oggetti, dei corpi, le zone più calde, le zone vive come le piante, l'erba, le foglie, risultano più chiare perché emettendo calore emettono quelle lunghezze d'onda che vengono rappresentate in forma più chiara. E viceversa, la casa, che
fatta di mattoni, che è fredda, che non emette calore, vedete, è scura. Quindi ha fatto una serie di fotografie bellissime all'infrarosso che sono assolutamente singolari, perché la pellicola all'infrarosso era stata creata per scopi scientifici, per scopi di spionaggio, per scopi di studio, e la sua applicazione creativa ha trovato in Minor White una delle espressioni più felici in quel tempo. Siamo a 1958. Poi qui vediamo questi dettagli che sono in questo caso riferiti a foto fatte col ghiaccio e la neve, sequenza di equivalenze fatte tra il 57 e il 62. Allora, intanto torniamo all'idea delle equivalenze, che è stata inventata, diciamo, promossa da Alfred Stieglitz. Stieglitz aveva cominciato fotografando le nuvole con l'idea che ognuno di noi, quando guarda le nuvole, pensa alla loro equivalenza con qualcos'altro. Possiamo vedere una nuvola, una farfalla, un cavallo, un delfino, o l'immagine di un pensiero. Minor White fa queste equivalenze sia con altri elementi naturali, foglie, sia con il ghiaccio e la neve, vedete qui queste bellissime, però le monta anche in sequenze. Tra l'altro, queste immagini vengono esposte sia singolarmente come equivalenze. Guardate in particolare questo, la terza nella riga in basso, che può sembrare il muso di un mostriciattolo, di un animaletto. In realtà sono semplicemente dei cristalli di ghiaccio su una finestra, però uno dentro ci può vedere qualsiasi cosa. Quindi lui le utilizza, le espone, le pubblica sia come singole immagini sia come sequenze, e in questo senso anticipa un pochino la voglia di costruire delle immagini messe una dopo l'altra come piccoli messaggi, spesso accompagnati da un testo che vedremo poi riprendere da altri autori in un secondo momento. Bene, qui siamo tra questi tre fotografi, siamo diciamo su un genere di fotografia contemplativa, naturalistica, estetica, insomma la ricerca di qualche cosa di bello da mostrare. Però all'inizio degli anni in cui lavorano loro, abbiamo anche un grande problema sociale, per cui proprio negli Stati Uniti d'America nasce la fotografia sociale. Tra l'altro promossa dal governo, in cui il governo organizza delle agenzie per documentare i disagi della popolazione dovuti 1929 alla caduta della borsa, quindi fallimento delle banche, gente che resta senza lavoro, l'economia americana, che era la più ricca del mondo, la più evoluta, diventa un'economia precaria, un sacco di gente disoccupata. E poi all'inizio degli anni 30 la situazione diventa ancora peggiore, con una grande siccità che porta le campagne di ampie zone degli Stati Uniti a non essere più produttive, addirittura essere coperte di sabbia portata dal vento, per cui la gente non ha più da vivere. Allora, una delle organizzazioni governative è la FSA, che è la Farm Security Administration, che organizza non solo degli operatori sociali che girano sul territorio, ma anche dei fotografi. Tra questi abbiamo Dorothea Lange, anche qua la mia pronuncia, scusate, non è un granché, Dorothea Lange, e che abbiamo visto prima, e che alla fine addirittura si sposa con questo economista, sociologo Paul Taylor,
con cui pubblicano dei libri proprio per far conoscere agli americani lo stato di queste popolazioni. Qui vediamo un disoccupato, disperato, in cerca di, in attesa di un lavoro che non arriva, col suo strumento. È fortunato perché possiede uno strumento, possiede una carriola da poter mettere a disposizione, ma è senza lavoro. E qui vediamo invece, riguardo alle immagini prese nelle campagne, la famosa Migrant Mother con i suoi bambini. Assieme al Lange c'è un altro famoso fotografo che è questo straordinario Walker Evans. Walker Evans a volte può essere confuso, le sue fotografie possono essere confuse con quelle della Lange perché addirittura a certe volte viaggiano insieme e fotografano gli stessi soggetti. Rispetto alla Migrant Mother, vedete che è colta abbastanza in piano ravvicinato, che è tipico un po' delle fotografie, molte fotografie della Dorothea Lange. Abbiamo invece che Walker Evans preferisce più, diciamo, più comunemente riprendere l'insieme delle persone nel loro ambiente, quindi la stanza dove si trovano, la casa, il posto di lavoro. E vedete anche qui si tratta di fotografie di persone 1936 in gravi difficoltà economiche. Tant'è che questa fotografia è entrata a far parte del libro Let Us Now Praise Famous Men. Preghiamo gli uomini famosi perché riescano a salvare queste famiglie. Ecco, vedete altro tipo di caratteristica fotografia di Evans, è una serie dei negozi molto belle queste qui perché fanno vedere proprio le persone nel loro normale stile di vita all'esterno dei negozi e queste fotografie vengono sempre da lui riprese con macchine fotografiche di grandissimo formato. Fin quasi la fine della sua vita, ecco, vedete qui dei garzoni che tengono delle angurie fuori da un negozio e questa analisi dei negozi, dei laboratori, delle officine, eccetera, sarà un bellissimo catalogo che ci restituisce l'immagine di un'epoca. Una cosa originale che ha fatto quando si è deciso di lasciare a casa le macchine gigantesche a banco ottico è di prendersi una Contax, una macchina fotografica molto piccola che usa il rullo 35 mm, quindi fa fotogrammi 24x36, grandi esattamente come le full frame di oggi. Un obiettivo luminosissimo, lo nasconde sotto la giacca e va nella metropolitana a fotografare le persone. Ci sono fotografie a volte anche molto buffe, delle persone che non si accorgono di essere fotografate, coppie, bambini, signori, lavoratori, eccetera, eccetera, che vengono pubblicate in questo libro Many Are Called, molti sono chiamati nel 38. Molto, molto carina questa serie e anche originale. Perché è stato possibile? Perché vedete la data 1938. Cominciavamo ad avere obiettivi di grande qualità e luminosità. La grana delle pellicole era stata molto migliorata, anche se la sensibilità massima era di 200 ASA, quindi equivalente a 200 ISO, e non poteva essere esposta più di 400 facendo degli sviluppi forzati. Però la qualità era già abbastanza buona da poter essere stampata sulla pagina di un libro o di un giornale. Giusto per finire, alla fine della carriera, ma qui lo svilupperemo il tema in maniera più analitica un'altra volta, anche lui, come molti altri fotografi di quegli anni, quando ormai è anziano, si libera del peso del negativo, del rullino, della camera oscura e abbraccia con entusiasmo questa nuova invenzione che è la Polaroid SX70, che fa fotografie istantanee praticamente quadrate di formato. E crea delle sequenze anche lui,
di fotografie che saranno completamente un rinnovamento di tutto il suo modo di fotografare. Allora, per adesso abbiamo completato il riassunto, vi aspetto per qualche domanda e precisione. In questo momento non so se la chat sia attiva e disponibile, quindi dovremmo utilizzare momentaneamente WhatsApp in attesa della stabilizzazione del sistema di comunicazione. Arrivederci.